Quasi tutti conoscono l'installazione Zapatos Rojos, ma in pochi sanno che in Italia l'ha portata la curatrice Francesca Guerisoli, che è qui con noi oggi a Fano a presentare il suo bellissimo libro Nimunas Mas, e in ancora meno sanno, forse questa è una informazione data agli addetti ai lavori, diciamo, che questa installazione nasce in un posto specifico per il quale Francesca ha fatto un approfondimento nel suo libro. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora Zapatos Rojos tradotto in italiano è scarpe rosse. E, in Italia è diventato la scarpa rossa, la marcia di scarpe rosse è diventato il simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Lo vediamo ormai appunto estremamente diffuso un po' su tutto il territorio nazionale. Ed è diventato un simbolo così condiviso che è andato al di là del progetto artistico da cui nasce. Il progetto artistico è stato ideato da Elina Chauvet, artista messicana, nel 2009 a Ciudad Juárez, proprio per parlare del problema del femminicidio a Ciudad Juárez, la città per cui è stato utilizzato con valenza politica per la prima volta il termine femminicidio, ad opera della deputata femminista messicana Marcela Lagarde, attraverso proprio la commissione d'inchiesta che lei stessa aveva presieduto, per andare a dare una risoluzione ai crimini contro le donne di Ciudad Juárez. Quindi Zapatos Rojos nasce come una marcia silenziosa che riecheggia le marce delle madres e delle femministe, degli attivisti di Ciudad Juárez che chiedono giustizia per le donne scomparse, mai ritrovate o scomparse e i cui corpi sono stati poi ritrovati, gravemente mutilati, abusati, e queste donne appunto poi sono state strangolate e i corpi abbandonati nello spazio pubblico del deserto intorno alla città o nella città stessa, anche in parti centrali. Quindi il lavoro di Elina Chauvet è prima di tutto un lavoro di denuncia e di attivazione sociale. Le scarpe rosse o dipinte di rosso vengono donate da singole cittadini e cittadini che quindi vanno a condividere una battaglia, una lotta e ogni paio di scarpe appunto simboleggia da un lato la violenza subita, dall'altro è appunto un'attivazione. Nello spazio pubblico vengono installate queste scarpe a seguito di un lavoro capillare di raccolta, di condivisione di informazioni che riguardano il femminicidio di Ciudad Juárez, il femminicidio del mondo e non solo, appunto in ogni luogo in cui viene replicato il progetto, il tema centrale è appunto quello della violenza contro la donna come problema di natura culturale e sociale e quindi politica. L'Italia è stato il paese che ha accolto con maggior, potremmo dire, entusiasmo Zapatos Rojos, in quanto è stato il paese che per primo in Europa lo ha realizzato, nel senso che l'ho portato personalmente a Milano nel novembre, 18 novembre 2012. Ci sono state molte richieste da parte di altre città, associazioni, gruppi di cittadine e cittadini, ricercatrici universitarie, quindi da ogni parte d'Italia. Oltre a questo ci sono state appunto molte, diciamo così, imitazioni, qualche plagio da parte di altri artisti abbiamo avuto anche, e progetti, diciamo così, autonomi, nel senso che sono nati da varie realtà sociali, da vari gruppi sociali, che hanno ripreso il simbolo della scarpa rossa o il format appunto di Zapatos Rojos e autonomamente hanno costruito loro propri progetti. Quindi è un simbolo che si è imposto, come dire, dal basso. E questa trovo che sia la cosa più interessante. Anche il nostro territorio si sta organizzando, vorrebbe comunque riproporre a Fano, ma la nostra provincia, questa installazione. Quali sono le indicazioni che ci dai per farlo nel modo più giusto? Allora, le indicazioni sono indicazioni che l'artista dà per ogni volta che viene richiesto di fare Zapatos Rojos. Innanzitutto mettiamo sempre in guardia il soggetto promotore, cioè quello soggetto che ci chiede vogliamo fare Zapatos Rojos e diciamo sempre attenzione perché è un lavoro che richiede tempo. Siccome il progetto non si basa esclusivamente sulla installazione, quindi sulla posa in un certo modo delle scarpe rosse, ma si basa sulla creazione di una rete. Quindi una rete tra soggetti che abitano un territorio, che vivono un territorio. Ogni territorio crea la sua rete in sostanza. Il consiglio che posso dare io è
di non estromettere, di cercare di essere inclusivi, perché il progetto stesso ha questa natura di inclusione, di condivisione, di compartecipazione. Il resto è davvero, diciamo, i costi sono irrisori, nel senso che è un progetto che noi portiamo senza chiedere compenso, quindi diciamo è un progetto alla portata di tutti, anche delle più piccole associazioni che vogliono attuarlo. Diciamo, tutto sta davvero alla volontà di creare consapevolezza, perché sapere che Zapatos Rojos nasce a Ciudad Juárez, la città definita più pericolosa al mondo per una giovane donna, e la città per cui viene coniato il termine femminicidio a livello politico, beh, io credo che sia questo l'elemento forte del progetto, che lo differenzia dalle varie realizzazioni di una copia carente di tutte queste informazioni, e che fa certamente un ottimo lavoro sul territorio, ma manca di quella che è l'origine. Francesca, grazie. Grazie per essere stata qui con noi a Fano. Ricordo, Francesca è la curatrice in Italia dell'installazione Zapatos Rojos, quindi noi ci attiveremo con le indicazioni che ci hai dato per mettere in piedi l'installazione anche nel nostro territorio, rimanendo fedeli a quello che è il messaggio e a quello che è l'effetto che deve avere nel nostro territorio, caratterizzato appunto con le associazioni e con le istituzioni appunto che ne fanno parte. E quindi io ti invito, quando saremo pronti per presentarlo, a essere con noi. Grazie. Grazie, grazie a voi, in bocca al lupo.